Ciao a tutti amici appassionati di cinema e ben ritrovati sul cinema secondo Devstar. Ma vi pare che non avrei parlato di animali fantastici e dove trovarli? Che nome di merda! Vabbè, nome a parte, Animali Fantastici e dove trovarli è l'inizio di una nuova serie di 5 film, credo, ambientata nell'universo di Harry Potter. Regia di David Yates, che sarebbe lo stesso regista che ha diretto gli ultimi Harry Potter, dall'Ordine della Fenice in poi, mi sembra. Che via la bacchetta, sennò mi parte una Avada Kedavra di quelli tremendi, quindi via. Su! Comunque, parlando subito della regia, ho notato che in questo film ha ripreso molto lo stile action che si è adottato negli ultimi Harry Potter. Ma ho anche notato che in alcune scene ha dovuto rallentare molto e trovare degli spunti che sono stati utilizzati da Chris Columbus, che sarebbe il regista dei primi due Harry Potter, che senza dubbio è uno dei migliori a mostrare la magia. Mi spiego meglio, cioè se tu in un'inquadratura devi inserire qualcosa di magico, ecco, lui è in grado di mettertela esattamente come tu vorresti vederla se fossi lì a viverla. Non è cosa da poco. Parentesi regia chiusa. Rispetto agli altri film di Harry Potter, in questo troviamo J.K. Rowling, appunto la scrittrice di Harry Potter, anche nelle vesti di sceneggiatrice. Che cazzo se si vede? J.K. Rowling è un'ottima scrittrice, ma il linguaggio cinematografico è diverso da quello scritto in un libro. E guardando questo film ho notato proprio di star vedendo un film un po' romanzato. In certe parti è più lento. Ma vabbè, è comunque un ottimo lavoro. Anzi, io sono così in genere quando vedo qualcosa che non mi piace proprio appieno, non dà il 100% secondo me, dico sempre: sei la merda che c'è in giro, e siamo tutti contenti. Poi sfido qualunque sceneggiatore del mondo a fare di meglio quando l'unica tua ispirazione per questo film è un libro di testo utilizzato a Hogwarts sugli animali. E la storia che si vede in questo film è proprio la storia della creazione di questo libro. La cosa veramente bella di questo film è che potrete vederlo anche senza conoscere una merita minchia dell'universo di Harry Potter, perché non ci sono collegamenti diretti, ma giusto qualche citazione che se avete visto Harry Potter capirete, se non l'avete visto non la capirete, quindi non vi perdete niente se non avete visto i primi 8 film di Harry Potter. Ok, passiamo alla trama. Come ho già detto, questo film parla della creazione di questo libro, bestiario, enciclopedia, chiamatelo come volete, di appunto animali fantastici e come trovarli. E gira intorno al personaggio di Newt Scamander, interpretato magistralmente da Eddie Redmayne, un attore veramente bravo e che mi ricorda leggermente James Franco. Ciao le bande, Newt Scamander, ok. La storia è ambientata a New York intorno agli anni 20, credo 26 se non vado errato, quindi ben 70 anni prima della storia di Harry Potter. Il nostro caro Newt approda a New York con una valigia e in questa valigia c'è il mondo! Ma non nel senso che piena, vi giuro, c'è proprio il mondo! Allora, c'è Bledar, uno dei ragazzi che con me opera su PC Bolle, che è appassionato di Doctor Who. E se ho ben capito cos'è un TARDIS, questa valigia dovrebbe essere una sorta di TARDIS. Se non ho capito cos'è un TARDIS, prendetemela con Bledar, perché non me l'ha spiegato bene. Dunque, in questa valigia è presente una sorta di zoo dove sono contenuti tutti gli animali catturati dal nostro Newt. Però, senza dirvi come e perché, succede che si ritrova a New York. E succede che alcuni animali scappano. E lui, insieme ad altri, poi vi dico chi, dovrà occuparsi della ricattura dei fuggitivi. Ecco, adesso immaginatevi degli animali dotati di poteri magici in giro a far danni per New York. I disastri! Un'altra cosa bellissima di questo film è la, chiamiamola, guerra fredda che combattono i maghi contro i babbani, che i maghi di New York chiamano nomaghi o nomaghi invece che babbani. Non si sa perché è così. Nomag, brutto, meglio babbani. Le ha cancellato la memoria, sì, al nomag. Al cosa? Non magico, al non mago. Scusi, noi le chiamiamo babbani. Una fantasia sti americani, guarda. A questo poi vanno ad aggiungersi degli strani avvenimenti che stanno accadendo a New York proprio in questo momento. E in quel momento, ma il tutto va a creare un disastro cosmico, va di quelli proprio. Boom, boom, bitch, yeah, baby. Ritornando al discorso nomag e alla guerra fredda con i maghi, mi è piaciuta molto questa novità, perché in tutti gli altri film di Harry Potter, appunto, la, tra virgolette, battaglia che si crea tra maghi e umani è stata trattata molto marginalmente, mentre qui diventa quasi uno dei temi principali. E passiamo ai personaggi. Vi parlo magari prima dei personaggi animaleschi del film, che probabilmente sono la cosa da 10 su 10, le 5 stelle del film, ecco. Gli animali, realizzati totalmente in CGI, credo, sono fantastici, come dice il titolo del film.
sia per la creazione ma anche per le movenze e i versi, tutto perfetto. E sicuro vi innamorerete di Snasu, sicuro. E sono sicuro che hanno messo un personaggio così solo per vendere i pupazzi ai nerd stronzi come me. Bastardi. Cioè, quanto è figo Snasu. Dove si addotta? Dove si ferma? La voglio! Poi se avessi lui come animale domestico, non dovrei più nemmeno lavorare perché ci pensa lui a portare i Big Money a casa. Che animale fantastico! Va bene, Snasu chiuso. Passiamo agli umani, maghi e non. A parte Newt Scamander, i personaggi principali del film sono Tina, un'impiegata del Makusa, ovvero il magico congresso degli Stati Uniti d'America. Un personaggio che passa da moscerino nel piatto a spina nel fianco e quando è lì lì per essere promossa a rompicoglioni mi diventa un eroe. Poi c'è Queenie, la sorella minore di Tina, un'adorabile legilimens, ovvero una maga in grado di leggerti nella mente. Poi c'è Percival Grimes, interpretato da Colin Farrell, che recita una parte all'altezza di Colin Farrell. E ultimo ma non ultimo, Jacob Kowalski, un uomo che lavora come operaio in fabbrica con il sogno di aprire una pasticceria tutta sua, che all'improvviso si ritrova immerso in questa storia. Il suo ruolo è quello che ho adorato di più, sia per la comicità del personaggio, ma soprattutto perché vive nel mondo magico di Harry Potter da estraneo. Ed è bellissima l'espressione che fa ogni volta che vede una magia. È la stessa espressione di stupore che abbiamo noi ogni volta che vediamo qualcosa di nuovo nel film, ma soprattutto riesce a creare quell'espressione di innocenza che ha un bambino che scopre un mondo nuovo. Un mondo magico. Altre cose, è anche molto bella l'introduzione del film, che ricorda un po' l'introduzione di Harry Potter, quindi col titolo che si zoom in avanti un po' con il font di Harry Potter, giusto per non farti esplodere l'hype quando comincia il film. Bastardi! Per le musiche si è scelto di utilizzare delle musiche nuove dedicate a questo film e delle musiche vecchie. Cioè non vecchie di vecchie, ma vecchie nel senso che sono stati utilizzati nei vecchi film di Harry Potter. Cioè non che sono vecchi, però dai vabbè. Comunque, in alcune scene ho notato che la scelta della soundtrack utilizzata non è stata proprio ottima. Non le ho sentite accompagnare proprio bene le scene, soprattutto in quelle dove è stato scelto di utilizzare una delle musiche vecchie, appunto. E cos'altro? Ah, dimenticavo! In questo film fa un piccolo cameo Johnny Depp, una piccola comparsa. Non vi dico né come né quando. Però ho visto questo film senza aver visto il trailer, senza aver letto neanche i personaggi che avrebbero recitato. Perché? Perché il bello di Harry Potter è stato il fatto di come... È stato proprio come mi ha stupito mentre lo guardavo, mentre lo scoprivo le prime volte. E ho voluto ripercorrere questo slancio di emozioni riguardando anche Animali Fantastici. E infatti la scena in cui è comparso Johnny Depp, bello! Ed eccezion fatta per la capigliatura da tamarro, proprio tamarro di quelli brutti, mi è sembrato davvero un bel personaggio. Vedremo come si evolveranno le cose. Ci sono anche delle cose che mi sono sembrate un po' stupide, ma che non posso dirvi perché rischio di farvi spoiler. Ma dai, ve lo dico in modo da non farvelo capire, cioè che quando lo vedrete capirete a cosa mi riferisco. Non è che vi dico questo fa questo a questo, succede questo, boh, ok? Cioè in quella scena a lui lo disarmi dalla sua bacchetta con un accio? Ma dai! Ma per favore! Ma smettila! E sono sincero, secondo me sarà un film che seguirà la riga degli Harry Potter e andrà a salire di violenza, di intensità, di bellezza di trama, di effetti speciali, di magia, di quel che vuoi, di film in film. Ecco, molto importante, non pensiate che sia un film di bambini perché non lo è. È un film pensato, secondo me, per la mia fascia d'età, ovvero quella che è cresciuta gradualmente con Harry Potter. Chiudo dicendo che è un film che merita, forse anche più di qualche film di Harry Potter.